Amici di Sport a chilometri zero, siamo sempre qui a Foiano, questa volta con un protagonista della scorsa annata e di tante annate anche importanti in carriera, Filippo Zaccheni. Buonasera Filippo, Buonasera. benvenuto. Vorrei innanzitutto iniziare dalla prima domanda: come è andata l'anno scorso e come mai tutte queste difficoltà? Perché è stata un'annata secondo me costruita molto bene durante l'estate, che prometteva un qualcosa di buono. Poi in realtà invece le cose per problematiche varie non sono andate così e ci sono stati molti alti e bassi e purtroppo poi questo ha portato anche al cambio di allenatore e tutto quanto. È stata una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative, ecco. Senti, vedremo sempre Filippo Zacchè in campo con la fascia da capitano anche il prossimo anno, oppure vuoi dare la notizia differente? No, la notizia è differente, nel senso che da un po' di tempo stavo pensando appunto a cosa fare a fine stagione. Il tempo ne ho avuto parecchio perché da marzo che è tutto fermo, il tempo per ragionare c'è stato e niente, ho preso la decisione di smettere di giocare e quindi questa del 19-20 è stata la mia ultima stagione da giocatore. Quindi hai anticipato anche la mia prossima domanda, perché praticamente sappiamo tutti, sanno tutti che ti impegni nel settore giovanile ormai da qualche anno e quindi la domanda era quando smetterai di giocare, se continuerai ad allenare i bambini oppure se un giorno ti piacerebbe anche allenare la prima squadra. No, credo che sia giusto proseguire almeno per un altro anno con i ragazzi nel settore giovanile, portare a termine il triennio che ho iniziato 2 anni fa con i Che soliti annate ragazzi, alleni? il 2004. Quindi abbiamo fatto i giovanissimi A, l'anno scorso gli allievi B e quest'anno faremo gli allievi A. E quindi portare a termine questo e poi al termine della prossima stagione vedremo un po' quali saranno i risultati ottenuti, la passione, il divertimento, tutto quanto, e poi per eventualmente allenare una prima squadra ci sarà sicuramente tempo. Bene, Filippo. Ti ringrazio di essere stato nostro ospite, ti auguro un grosso in bocca al Grazie lupo, sia per quanto riguarda il settore giovanile, ma soprattutto per la tua carriera di allenatore. Grazie. a voi. Grazie a voi.